Benvenuti e benvenute, siamo al nostro terzo evento in tema di PNNR, davvero una tematica importante, molto calda. Siamo contenti di essere qui così numerosi. Io sono felicissima di essere qui con tanti colleghi davvero d'eccellenza, i nostri esperti FEM, poi ve li presenterò uno a uno. E oggi invece quello che vogliamo veicolare è il nostro messaggio in relazione al PNNR Classroom, quindi Next Generation Classroom, tematica estremamente importante che noi vogliamo affrontare con delle traiettorie molto molto precise. Che vi diciamo? Il nostro approccio, voi ci conoscete, per chi non ci conosce, insomma, è un approccio molto chiaro. Siamo un centro di ricerca e sviluppo e quindi lavoriamo sull'efficacia didattica. In questo caso, così come in tutti gli altri 20 che vi abbiamo proposto, ci teniamo a porre il focus sul valore didattico delle nostre proposte. Quindi la didattica viene prima della tecnologia che viene utilizzata in maniera integrata e consapevole. Questa è una delle traiettorie principali di Future Education Modena. Quindi oggi vi proponiamo non solo configurazioni d'arredo, chiaramente, o utilizzo di tecnologie, ma configurazioni, arredo e tecnologie profondamente legate a metodologie didattiche innovative. Questo ci interessa in maniera particolare, no? Perché questo sviluppa le competenze necessarie, no? Per i cittadini di domani, che sono gli studenti e le studentesse che noi siamo chiamati a educare oggi. Qui vedete molto brevemente uno screenshot di una cosa a cui siamo molto legati, che è il manifesto FEM, che trovate assolutamente anche nel nostro sito, eccetera, eccetera, che suggerisce e sintetizza tutti i nostri valori. E oggi che cosa facciamo? Vi presentiamo così a livello ispirazionale le nostre proposte Next Generation Classroom, che chiaramente fanno riferimento ad alcuni paradigmi che sono utilizzabili in maniera assolutamente trasversale, quindi lo Universal Design for Learning e le neuroscienze cognitive, e poi a delle esperienze di ambienti, dei laboratori verticali, quindi legate a alcuni ambiti disciplinari particolari. Qui ne vedete alcuni esempi, no? E su questi, naturalmente, laboratori, su queste proposte, noi abbiamo già lavorato, abbiamo fatto ricerca, li abbiamo sperimentati, quindi il valore didattico innovativo di queste nostre proposte è molto chiaro, calibrato e assolutamente certo. Anche le proposte FEM per Next Generation Classroom. Allora, chiaramente voi siete chiamati dal Ministero a configurare delle aule, quindi il 50% delle vostre aule. Qualcuno di voi potrà decidere di destinare agli ambienti aula dei laboratori verticali di tipo disciplinare. Qualcuno potrà anche avere l'esigenza invece di configurare degli ambienti per un utilizzo multidisciplinare, quindi da parte di più docenti che utilizzeranno quell'aula per mettere in atto degli approcci didattici innovativi. Ecco, all'interno di questo quadro noi ci muoviamo in questo momento, quindi gli approcci didattici innovativi per noi partono sicuramente da uno dei modelli, insomma, più innovativi degli ultimi anni, che è quello dello Universal Design for Learning. Perché? Perché il Ministero ci chiede testualmente di garantire l'accessibilità didattica per tutti e quindi di configurare delle aule che non solo siano ambienti fisici, ma anche ambienti di apprendimento che consentano una progettazione universale per l'intero contesto classe, quindi anche per gli studenti con bisogni educativi speciali. Chiaramente lo Universal Design for Learning è un modello che strizza l'occhio in maniera prepotente anche alle neuroscienze cognitive, no? Che sono i fondanti dei valori dello Universal Design for Learning. Ora, molto brevemente, qua lo vedete in piccolo, noi vi possiamo naturalmente fornire nostre brochure, eccetera. Si fonda su tre principi fondamentali, quindi fornire molteplici forme di coinvolgimento, di rappresentazione e di espressione, per fare cosa? Per promuovere studenti esperti, studenti motivati, per creare coinvolgimento, interazione. E siccome è un modello e non un metodo, all'interno del quadro Universal Design for Learning, noi possiamo adottare tutte le metodologie didattiche che vogliamo.
purché abbiano un valore innovativo e promuovano naturalmente il successo formativo, no? Ecco perché ve lo proponiamo. È possibilissimo nel nostro pacchetto avere un supporto alla progettazione di aule ad alta accessibilità per tutti, alta accessibilità chiaramente non solo d'ambiente fisico, ma anche di tipo metodologico, supportato da contenuti digitali che sviluppano nei docenti che poi vorranno, no? Effettuare questi laboratori le competenze necessarie per adottare una vera didattica inclusiva, però per tutta la classe, quindi dallo studente con differenti abilità fino allo studente eccellente. Per eccellente non intendiamo solo i plus dotati, ecco, ma anche gli studenti brillanti. Questo è molto importante. Qua vedete il riferimento ai nostri curriculum per l'innovazione, quindi noi abbiamo dei percorsi formativi che abbracciano proprio tutte le competenze necessarie per fare una didattica che si sposi, no, con i valori delle neuroscienze, e poi contenuti naturalmente relativi all'approccio Universal Design for Learning. E questo è importante, per cui nel pacchetto potete avere un intervento, appunto un supporto alla coprogettazione e questo contenuto digitale che è estremamente importante. Chiaramente il Ministero ci dice, ed questo è un valore tra l'altro che noi abbracciamo sempre, che dobbiamo stare profondamente attenti all'innovazione metodologica. Ecco perché diciamo che l'approccio generale che per noi fonda un pochino tutte le nostre configurazioni è quello dell'active learning, quindi che mette gli studenti al primo posto, protagonisti del loro percorso, no? Questo è valido in un'ottica di Universal Design, in un'ottica di neuroscienze, ma anche per tutti i nostri percorsi verticali. Ve lo cito perché chiaramente è vostro compito, nel momento in cui andrete a progettare per Next Generation Classroom, citare anche gli approcci didattici innovativi e essere poi capaci anche di portarli avanti, no? Quindi l'active learning, legato sicuramente alla condizione di accessibilità, ma anche al metodo di studio, alla promozione in generale del protagonismo dello studente. Ora vorrei lasciare immediatamente la parola al nostro Alessandro Zocchi, neuroscienziato. Perché? Perché Alessandro, vorrei chiederti, alla luce delle neuroscienze, visto che stiamo parlando di configurazione ambienti, quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, quindi i pro e i contro legati ad alcune configurazioni? Qua ne abbiamo proposte, ecco, alcune, non abbiamo messo quella tradizionale, insomma, d'aula, banchi, insomma, in orizzontale, in verticale, però dici tu quali sono i pro e i contro, perché questo è importante per comprendere poi quali approcci didattici innovativi possiamo portare avanti. Sì, salve, buonasera a tutti. Allora io brevemente vi descrivo un po' qual è il contributo che le neuroscienze educative, la psicologia cognitiva possono dare per comprendere meglio perché dobbiamo utilizzare queste configurazioni, queste disposizioni. Le neuroscienze effettivamente con le varie sue sottobranche possono fornirci delle informazioni molto utili per facilitare, diciamo così, il nostro lavoro come insegnanti e facilitare il lavoro degli studenti per imparare meglio. Un esempio per tutti, voi tutti conoscete, insomma, l'apprendimento collaborativo, per esempio, no? Il quale può essere più efficace rispetto ad un apprendimento individuale a seconda del materiale che gli studenti devono imparare e che noi dobbiamo insegnare. Però quello che si osserva, quello che i neuroscienziati ci possono dire è che lavorare in gruppo, in piccoli gruppi, interagire in maniera efficace, guidati dai nostri insegnanti, possono in qualche modo diciamo, stimolare alcune parti del nostro del cervello dei nostri studenti, da una parte per esempio ridurre l'ansia, ridurre lo stress, e dall'altra per aumentare la curiosità, la motivazione. E come conseguenza anche l'attenzione e un po' tutte le capacità di memorizzare a breve e a lungo termine. Quindi tutto questo ci fa capire come poi organizzare in maniera diversa, disporre i vari arredi delle nostre classi possono appunto aiutarci a gestire meglio tutte queste situazioni. Qui in questa slide vedete brevissimamente, insomma, abbiamo messo tre classiche configurazioni, insomma, dei banchi, c'è la disposizione A2, la disposizione ad isola, la disposizione
combinata. Ognuna, poi vedete sotto, adesso senza che leggo tutto quanto, ma insomma ci sono dei vantaggi e degli svantaggi a seconda dell'obiettivo che noi ci prefiggiamo. Vogliamo che i ragazzi collaborino di più tra di loro oppure in piccoli gruppi? Vogliamo che ci sia una maggiore attenzione di tutti quanti verso noi che magari dobbiamo fare una classica lezione frontale, oppure magari abbiamo una particolare situazione in classe con diversi livelli da cui i ragazzi partono, magari ci sono dei problemi anche comportamentali, nel qual caso possiamo disporre, diciamo mescolare le disposizioni in una disposizione combinata, appunto, che può aiutarci molto per gestire meglio le singole condizioni. Quindi tutto questo serve praticamente per aiutare a gestire meglio la situazione e aiutare soprattutto gli studenti a stimolare la loro curiosità e le loro capacità di apprendimento e soprattutto a essere maggiormente attenti. In sintesi possiamo dire che non esiste ovviamente una disposizione perfetta per i nostri apprendimenti. Quello che noi dobbiamo tenere presente e considerare sempre sono le esigenze specifiche delle nostre classi, degli studenti, e sapere però che possiamo approfittare di una certa flessibilità delle disposizioni e utilizzarla al meglio ogni volta che abbiamo delle necessità particolari di apprendimento. Quindi questo è un po' l'aiuto che le neuroscienze possono darci per comprendere meglio com'è che il nostro cervello funziona e sfruttare poi dopo praticamente queste informazioni. Direi che grazie mille Alessandro, quindi una grossa coerenza. Intanto apro e chiudo una parentesi, richiediamo magari di ingrandire un pochino le slide perché ci dicono che sono visualizzate molto piccoline e se è possibile, comunque ve le possiamo fornire sommariamente, ecco i testi piccolini sono una sintesi di quello che poi viene raccontato dai nostri relatori, quindi non vi preoccupate. Vorrei accertarmi invece della funzionalità dell'audio perché ho visto in chat che qualcuno non sente, cerchiamo di capire se è un problema del singolo oppure se in linea di massima sentite bene. Ecco, questo è assolutamente importante. Perfetto, ok. Allora, grazie Alessandro. Quindi il cuore dell'intervento di Alessandro, cioè che cosa ci dice? Nel momento in cui configuriamo un ambiente, leghiamo sempre il motivo per il quale l'ambiente viene configurato così. Quindi ci sono delle evidenze neuroscientifiche, ci sono dei motivi di natura pedagogico-didattica, quindi degli approcci relativi, no? Questo è estremamente importante da sottolineare. Ora vi faccio vedere così molto velocemente, anche alla luce di quello che ci ha raccontato Alessandro, una possibile configurazione ambiente che è stata realizzata da uno dei nostri partner, perché chiaramente all'interno di questo grosso progetto collaboriamo con diversi partner, produttori di arredi, di tecnologie, in questo caso il partner è la Lucerna, e vedete che qui c'è una configurazione di un'intera scuola in cui potete intuire una eterogeneità, no, nella configurazione degli spazi che è profondamente legata al poter ospitare laboratori di un certo tipo, quindi laboratorio STEM, laboratori sensoriali, innovazione didattica in generale in chiave multidisciplinare in termini di accessibilità, come vi ho detto prima. Guardate per esempio, ecco in questo caso, no? Due possibili conformazioni d'aula, in una compare anche la carrozzina, la scelta del tavolo tondo piuttosto che del tavolo a spigolo, chiaramente flessibilità negli arredi, perché questa flessibilità è legata a degli approcci didattici che vi abbiamo sottolineato sotto. Ovviamente intendiamo in questo webinar darvi delle ispirazioni, no? Ecco, relativamente anche alle vostre progettazioni, per cui qui vi abbiamo citato cooperative learning, challenge based learning, project based learning, ce ne sono molto altri, il social emotional learning, eccetera, eccetera. Chiaramente per ognuna delle nostre configurazioni che adesso andrete a vedere potrete richiedere delle brochure, alla fine poi vi diciamo come, no? Per cui oggi è una carrellata. Bene, allora sono tanto contenta a questo punto di poter passare la parola al nostro Leonardo Lodi. Ciao Leonardo. Buonasera a tutti, esperto. Buonasera. Grazie. Di arte, che ci racconta a questo punto un possibile laboratorio che può essere ospitato in un'aula configurata con il PNNR Classroom. Quindi raccontaci pure.
Leonardo. Allora, dimmi tu come andare avanti con le slide. Certo, allora buonasera a tutti. Io qui, come potete vedere anche dalla prima slide, io mi occupo appunto di portare avanti il progetto Pinxit. Che cos'è Pinxit? Pinxit è un progetto che nasce alla base, diciamo, l'utilizzo appunto della tecnologia, quindi al servizio della didattica. Quindi in questo caso noi ci piacerebbe, grazie all'utilizzo della tecnologia, innovare la didattica dell'arte e con l'arte, attraverso cercando di potenziare la fruizione del patrimonio storico-artistico nazionale, insomma il nostro patrimonio, e cercando di far interagire in questo caso gli studenti con le opere d'arte, sia dal punto di vista fisico, quindi un'interazione diretta, che dal punto di vista digitale. In particolar modo, gli obiettivi di Pinxi sono due, quindi rendere l'arte appunto un metodo, quindi cercare di innovare appunto la didattica dell'arte con l'arte, abbracciando, diciamo, più materie possibili all'interno del curriculum scolastico, e cercare di rendere l'arte digitale, contemporanea, ma soprattutto estremamente, estremamente moderna, appunto grazie alla possibilità di interagire direttamente con una replica dell'opera. Questo è un po', diciamo, gli obiettivi principali, ecco. In particolare, da un lato abbiamo quindi una piattaforma digitale, insomma, alta definizione, quindi dove all'interno è possibile trovare una serie di immagini, quindi digitalizzate, dentro alle quali è possibile appunto svolgere diverse attività, quindi cercare di sfruttare appunto tutte le funzionalità. Qui ne vediamo alcune. La prima, si possono vedere appunto le informazioni generali dell'opera, eseguire uno zoom per cercare di mettere in evidenza, ecco, le caratteristiche, quelle che sono meno, diciamo, visibili magari ad un primo impatto. Poi dopo possiamo vedere nell'altra slide, direi che ci sono le altre funzionalità, sempre legate appunto, ad esempio qui c'è la funzione del righello, ad esempio, quindi per vedere appunto le distanze tra i vari elementi, la modalità galleria, per vederla, diciamo, a schermo pieno. Poi dopo c'è la funzionalità delle stories, quindi ci si può creare una galleria, ecco, con i vari, diciamo, zoom legati ad un'opera specifica. Ed infine l'ultima funzionalità che è possibile, di cui è possibile usufruire, è il visore confronta, quindi la possibilità di vedere simultaneamente più opere sullo stesso schermo, in questo caso un prima e un dopo un'opera restaurata di Leonardo da Vinci, l'Adorazione dei Magi. Per quanto riguarda invece la configurazione, ecco, per entrare nel dettaglio, anch'io ho pensato, diciamo, che i primi due modelli che ha citato anche Alessandro, quindi la conformazione a isola in questo caso e quella a ferro di cavallo, favoriscano molto quello che è questa disposizione, insomma favorisce molto quello che è l'apprendimento innanzitutto partecipato, quindi cercare di instaurare comunque una discussione attiva, ma che metta soprattutto al centro l'opera d'arte. Ecco, come si può vedere anche nello schemino, l'opera d'arte, diciamo, è la protagonista, attorno a cui gli studenti hanno la possibilità appunto di vedere l'opera direttamente in classe e lavorare in un secondo momento su di essa, sia dal punto di vista appunto fisico, quindi entrare in contatto diretto, che tramite la piattaforma, seguendo appunto le varie funzionalità che abbiamo descritto precedentemente. Quindi le prime due sono le due classiche, diciamo, configurazioni, ecco, quindi l'isola e in questo caso il ferro di cavallo, insomma, che hanno come obiettivo principale quello di stimolare una discussione attiva. L'ultima invece configurazione a cui ho pensato e che a me personalmente piace molto, perché vedo l'aula come una sorta di laboratorio, quindi divisa per settori, quindi in un settore dove un'aula articolata appunto divisa per settori, il primo settore dove ci si può interfacciare direttamente con l'opera, un secondo settore dove
dove si può fare consultazione e ricerca, e una terza area di lavoro dove si può appunto lavorare con strumenti sia digitali che fisici. Ecco, questo secondo me è molto importante, innanzitutto perché consente di avere una tipologia di aula, appunto laboratorio, molto dinamico, quindi si favoriscono molto gli scambi tra i vari settori, e quindi si favorisce anche molto la multidisciplinarità. Ho cercato, ecco, Leonardo, alla fine... Leonardo, sì? Torniamo un secondo a questa slide, perché è molto importante, ecco, perché questa è una slide molto rappresentativa rispetto a quello che possiamo offrire, no? Quindi una consulenza di progettazione ambiente che prevede poi nel pacchetto la possibilità di avere l'opera d'arte, no? Che tu hai correttamente collocato in tre configurazioni, quindi fisicamente l'opera d'arte in gigapixel e naturalmente altri ausili didattici, oltre che la piattaforma che tu hai citato, che contiene materiali didattici, eccetera, che è quella di alta definizione, no? Che è estremamente importante. Esattamente. L'esperienza quindi è anche qui fondamentale, quindi di avere l'opera in classe, oppure anche, l'opera in classe, ecco, è molto importante. Poi dopo ho cercato di riassumere alla fine, in tutte e tre le configurazioni, si vede anche dai modellini queste postazioni a cui ho pensato, quindi il titolo della slide, dove all'interno di ogni classe sarebbe importante, ecco, avere una libreria digitale, quindi una postazione dove gli studenti possano comunque compiere ricerche e condurre appunto ricerche su documenti specifici, ecco, come ad esempio libri oppure articoli online. E di fianco a questa postazione, secondo me, sarebbe importante avere anche una piccola libreria fisica, appunto, che consenta di avere materiale didattico, ecco, da consultare. Ecco, questa è secondo me molto importante, perché le fonti, diciamo, e questo tipo di lavoro, ecco, sull'opera diretto, è molto importante, ecco, saper da dove si prendono determinati argomenti, determinate tematiche, e per approfondirli, ecco, soprattutto. Questo è un po' anche in un'ottica interdisciplinare, no? Cioè, esatto. Esatto, quindi sarebbe una libreria che propone non solo materiale didattico legato all'arte, ma che prevede anche una serie di materiali che con materie affini, ecco, comunque, che si possono intrecciare con l'insegnamento della storia dell'arte e con argomenti artistici, ecco, insomma. Qui possiamo vedere, ecco, alcune foto, insomma, che riguardano appunto questa interazione tra gli studenti e l'opera d'arte. Quindi in particolare qui vediamo nella foto a destra, ad esempio, il tablet che va a magari a usare la funzionalità a zoomare magari su un dettaglio, e quindi a lavorare direttamente sull'opera, ecco, insomma. Sai che c'è un problema con... Abbiamo perso Carolina. Mi sa che credo sia uscita un attimo. Vuoi rimettere la presentazione, che forse qualcuno non vedeva bene? Eccola qui. Eccoci. Sì. C'era una presentazione in effetti che scattava. Eccoci. Ok. Vai pure, Leonardo. Sì, non vedo più la presentazione. Eccola qua. Eccola qua. No, sì, stavo dicendo che qui possiamo vedere appunto com'è appunto l'esperienza diretta in classe, sia con l'opera fisica che con l'utilizzo appunto delle funzionalità che ho descritto precedentemente su alta definizione, ecco, quindi tutte le varie funzionalità. Sì, qui si può vedere, esatto, una carrellata di immagini che mostrano appunto qual è, diciamo, questo il vantaggio di avere l'opera direttamente in classe e potersi interfacciare, ecco, insomma, quindi di godere appunto dell'esclusività dell'opera d'arte in classe, a differenza, insomma, quando si va ad esempio ad un museo, ecco, quindi questo è molto importante per stimolare comunque la creatività e la partecipazione degli studenti, ecco, insomma. Qui, ecco, invece, poi Leonardo, questa interazione, no, tra l'opera d'arte fisica e la possibilità di lavorare su una piattaforma digitale, quindi sviluppa poi tutte queste competenze, no? Questo è il grosso sicuramente valore. Sicuramente un altro obiettivo, appunto, che ci poniamo è quello di cercare di raggiungere innanzitutto delle competenze sul lungo periodo che possono diventare professionalizzanti.
cioè gli studenti possono appunto cercare di interagire con l'opera e lavorare sull'opera tramite la piattaforma e possono mettere in pratica e migliorare una serie di competenze anche di apprendimento appunto partecipato, qui in questo caso vediamo ad esempio l'osservazione, l'argomentazione, il problem solving, la cittadinanza attiva, tutta una serie di competenze estremamente importanti e sicuramente che lo studente può migliorare anche grazie appunto alla storia dell'arte e al fatto di poter creare continui collegamenti anche con altre discipline, ecco, del curriculum scolastico. Certo. Ecco, questo è molto importante. Questo è il valore, quindi ricordiamo sostanzialmente questo pacchetto di configurazione. Che cosa contiene? Contiene il nostro supporto alla coprogettazione dell'ambiente, la possibilità di avere l'opera, la possibilità di avere dei contenuti digitali per sviluppare chiaramente le competenze didattiche che sono anche necessarie chiaramente per portare avanti un laboratorio di questo tipo. Naturalmente abbiamo tutte le brochure necessarie, no, per questi tipi di laboratori, per cui poi in conclusione vi diremo come fare poi per richiederle. Comunque il pacchetto è questo, per cui Leonardo ti ringraziamo moltissimo. Qua chiudiamo giusto con qualche sollecitazione, ecco, di tipo certo, tecnico. Certo, qui ci sono gli strumenti appunto che si possono utilizzare, appunto le attrezzature fisiche, ecco, necessarie, ecco, per svolgere appunto il lavoro, quindi quando andiamo a lavorare ad esempio tramite la piattaforma e valorizzare, utilizzare le sue funzionalità, quindi dal punto di vista delle attrezzature fisiche, e poi gli strumenti digitali che eventualmente si possono applicare, ecco, ad esempio, per fare un esempio, appunto Tinkercad o Tinglink per quanto riguarda la realtà aumentata, oppure la possibilità ad esempio di creare una mostra virtuale, ecco, o anche ArtSteps, ecco, sono alcuni degli strumenti utili in questo senso e sempre volti ad un'ottica anche professionalizzante, ecco, insomma, quindi come esempio il curatore realizzare una mostra, ecco, in questo caso. Perfetto, allora ti ringraziamo tantissimo Leonardo, io spero che siamo riusciti a sollecitare ed ispirare, no, anche delle configurazioni davvero innovative e interessanti, e adesso lascio la parola a Matteo Socciarelli e Anna Maria Bove, che insomma è la sua collaboratrice, lavorano insieme insomma in questo lavoro di sviluppo di laboratori di linguistica e argomentazione, no? Quindi a voi la parola, ecco. Questo è un altro... Buonasera, in realtà ci sono solo io, Anna Maria purtroppo non riesce a partecipare, ma insomma parlo anche per lei. Esatto. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ecco, appunto, noi proponiamo dei percorsi didattici, diciamo, di esplorazione, analisi e produzione linguistica, come vi faremo vedere tra poco. Al centro di questi ci sono appunto tutti degli strumenti tecnologici. Il principale strumento che intendiamo utilizzare, che è un vero e proprio prodotto FEM a cui noi del team di linguistica stiamo lavorando, è proprio questa piattaforma che si chiama Linda. Prima ve la faccio vedere un pochino per spiegarvi come funziona e poi magari come la integriamo nelle varie direzioni laboratoriali che abbiamo riflettuto, che abbiamo pensato insieme nel team. Allora, Linda è uno strumento, appunto una piattaforma online a cui potete accedere dal sito linda.education, perché è già online. È una piattaforma che utilizza l'annotazione come strategia di analisi linguistica. Adesso so che avete detto che le diapositive si vedono poco e in effetti anche qui l'immagine forse è un po' piccolina, però questi sono degli screenshot presi proprio dal sito. E cosa vuol dire l'annotazione come strategia? Cioè, come vedete, è una piattaforma in cui i docenti o le docenti possono caricare dei testi attraverso dei corpora oppure possono inserirli manualmente, e poi con l'espediente dell'annotazione, come vedete quelle piccole caselline colorate sono tutte delle etichette che noi presentiamo come pacchetti di etichette già pronte, tramite questo espediente si possono analizzare diverse caratteristiche linguistiche o più sociolinguistiche all'interno di un testo per aumentare, diciamo, o per far riflettere gli studenti su certi elementi di linguistica testuale. E quindi proprio come vedete gli studenti vanno ad annotare alcune parti di testo, ricevono anche delle informazioni più linguistiche come vedete nella parte destra dell'immagine più grande, quindi questa è, diciamo, l'annotazione come strategia per l'analisi e la lettura dei testi. Possiamo andare avanti.
Come vedete, noi offriamo nella prossima slide, come team, noi prepariamo sempre dei nuovi scenari, delle nuove attività didattiche che sono pronte all'uso, quindi se voi andate sul sito le attività ci sono già introdotte, sono spiegate, pronte per essere utilizzate in classe, oppure vi diamo anche la possibilità, una volta che magari avete preso più dimestichezza con la piattaforma, di creare le vostre attività personali sulla base di quelle che abbiamo creato noi, oppure insomma, in base alla vostra necessità, fantasia, creatività, eccetera. Puoi andare avanti, Carolina? Inoltre offriamo anche appunto tramite questa piattaforma un supporto automatizzato, scusate, alla correzione e alla valutazione, perché riteniamo che questo sia uno strumento utile non solo per gli studenti per entrare nei testi e andare oltre i testi, ma anche per i docenti come uno strumento di correzione, di verifica che viene un pochino automatizzato. Come vedete nell'immagine di destra, il docente ha accesso a tutte le annotazioni che hanno fatto gli studenti e le studentesse e può mandare dei commenti o delle valutazioni individuali. Invece sulla sinistra vedete come invece questo, che è un, diciamo, si chiama mappa di calore, gli studenti possono vedere per esempio nell'insieme quali parti di testo sono state annotate di più, quindi con un colore più acceso, o di meno, quindi con un colore più spento, per fare delle riflessioni generali sulle varie sensibilità linguistiche che gli studenti portano mentre fanno appunto queste attività di analisi. Ecco, Linda è solo uno, Carolina puoi andare avanti, dei vari strumenti tecnologici che noi abbiamo inserito all'interno della nostra proposta. Ah, queste sono appunto alcune delle caratteristiche principali di Linda che potete leggere con più calma, diciamo, sul sito, e riprendo un po' quello che ho detto adesso, quindi l'approccio personalizzato e interdisciplinare, un'attenzione al contesto extralinguistico per andare oltre al testo e non solo nel testo, e appunto è molto importante gli esempi di uso reale, perché i testi che si utilizzano all'interno di Linda sono, si accede tramite dei corpora proprio di testi che vengono da situazioni reali, articoli, testativi o pragmatici. Ecco, andiamo avanti. E, benissimo, appunto Linda è uno dei vari strumenti tecnologici che noi utilizziamo, e adesso andiamo più nel particolare del laboratorio di linguistica che noi abbiamo, che noi pensiamo di proporre, e è un laboratorio che si concentra sullo sviluppo delle attività linguistiche di base, e quindi quelle, diciamo, di scrittura, di lettura e di oralità. Quindi per farvi proprio vedere come le disposizioni aula riflettono l'approccio didattico e le necessità pedagogiche di apprendimento della classe, abbiamo diviso questo laboratorio in, chiamiamoli, dei piccoli sottolaboratori, e per ognuno di questi presentiamo un po' una disposizione, come ha fatto Leonardo appunto con il laboratorio di arte. Partendo dal laboratorio di scrittura efficace, e poi dopo parleremo un attimo del laboratorio di giornalismo, che è un'alternativa che percorre, diciamo, più o meno tutte le skills linguistiche, e quindi è un po' sulla falsariga del laboratorio di linguistica generale. Partiamo dal laboratorio di scrittura efficace, quindi possiamo andare avanti, in cui abbiamo pensato a varie disposizioni. Queste sono le disposizioni generali che noi abbiamo, che noi utilizzeremo, che vi facciamo vedere adesso per questi laboratori di linguistica. Appunto, per il laboratorio di scrittura efficace abbiamo pensato a due possibilità in base all'approccio didattico che potremmo adottare. Per esempio, avanti. E per, come diceva Leonardo, anche in un approccio di cooperative learning, quindi per sviluppare delle abilità argomentative di analisi o di scrittura, la configurazione a isola può essere molto utile. Il laboratorio di scrittura efficace si concentra sulla rielaborazione scritta di contesti e sull'analisi di testi tramite Linda ed altri strumenti, proprio per abituare gli studenti a, diciamo, per migliorare la loro capacità di produzione scritta, e secondo noi un approccio di cooperative learning può essere molto utile, perché dividere la classe ad isole permette un lavoro di gruppo ma anche un lavoro individuale. Immaginatevi semplicemente un'operazione di scrittura tramite un documento di Google, quindi un documento informatico che il prof o la prof può vedere, diciamo, singolarmente tutti gli studenti cosa stanno scrivendo. In una configurazione ad isola gli studenti possono lavorare
lavorare individualmente, anche solo con un'analisi su Linda, però possono comunque lavorare in gruppo alla necessità e all'istruzione degli insegnanti. Inoltre la configurazione isola permette al docente o alla docente di essere piuttosto agile da un punto di vista proprio del movimento e della gestione della classe. Quindi sì, per il cooperative learning anche noi siamo abbastanza, diciamo, spingiamo molto per una disposizione ad isola. Invece, se andiamo avanti, sempre per il laboratorio di scrittura efficace, si può pensare anche a una conformazione, a una disposizione a U o a ferro di cavallo. Se per esempio l'approccio didattico, oltre al cooperative learning, possiamo pensarlo un po' come l'inquiry method. Che cos'è il metodo a indagine? Praticamente gli studenti e le studentesse cercano di rispondere a delle domande, a dei quesiti che l'insegnante pone proprio per stimolare in loro il pensiero critico, proprio come se fossero, diciamo, dei detective, tra virgolette, che vanno a ricercare, a rispondere ad alcuni quesiti. In quest'ottica la conformazione AU può essere utile, oddio, Carolina, sei andata avanti? Sì, ok, perché diciamo permette agli studenti di parlare tra di loro, ma anche di affrontare, per esempio, la scrittura di un testo nelle varie fasi. Quindi dividere l'aula o conformare l'aula a ferro di cavallo permette di vedere proprio le parti di un testo e che gli studenti lavorino su diverse parti di testo a ferro di cavallo. Quindi la disposizione fisica riflette un po' magari la riflessione che si fa anche linguistica della struttura del testo. La stessa conformazione l'abbiamo pensata per il laboratorio di lettura efficace, sempre perché potrebbe basarsi sull'inquiry method, quindi l'analisi per esempio dei testi con Linda, quindi un'attività di lettura attenta e analisi del testo, può essere facilitata proprio da questa conformazione. Perché? Perché l'insegnante si può mettere al centro di questo ferro di cavallo, basta spostare, diciamo, la postazione dell'insegnante al centro e dialogare con tutta la classe per quanto riguarda proprio magari sessioni di brainstorming dopo che sono stati letti e analizzati vari testi, sempre in quest'ottica di indagine e di trovare risposte alle domande poste dal docente o dalla docente. Anche in questa conformazione il docente riesce a seguire benissimo sia il singolo che il gruppo intero e a portare l'attenzione ogni tanto sul lavoro di coppia o sul lavoro di gruppo e invece al lavoro di classe, ponendosi ogni tanto al centro di questo ferro di cavallo. Andiamo avanti. Per quanto riguarda il laboratorio di realtà, abbiamo inteso invece una disposizione più combinata, perché qui in un approccio didattico possiamo dire challenge-based oppure project-based oppure task-based, perché una parte del laboratorio di realtà, per esempio, si focalizzerà sullo sviluppo del public speaking, della capacità di creare presentazioni, parlare in pubblico, quindi in un'ottica proprio di challenge o di task reale. E questo come si può fare? Intanto per aumentare le capacità argomentative degli studenti in un'ottica di dibattito o comunque di rispondere a delle domande dopo una presentazione, la disposizione che io chiamo un po' all'isca di pesce e che vedete a sinistra può essere utile, perché diciamo si creano delle discussioni che possono essere piccoline, diciamo a triangolo, come tipo tre banchi, per un lavoro di disamina e diciamo addestramento proprio all'arte dell'argomentare, del dibattere e del brainstorming in queste situazioni. Invece si può poi dopo passare successivamente a una disposizione più, chiamiamola ad auditorium, scusa, torna un attimo indietro, sempre per quella dell'oralità, dove appunto dopo si può lavorare sulla presentazione e come dare una presentazione in classe. Ovviamente si può mimare una situazione di vita reale ad auditorium con la postazione del relatore e tutto l'audience, che è la classe e l'insegnante incluso. Andiamo avanti. In tutto questo, come vedete, c'è queste capacità di scrittura, lettura e oralità, le possiamo anche pensare in un laboratorio parallelo di giornalismo, che è appunto, anche qui si parla di cooperative learning, inquiry method e challenge based, perché la classe può essere proprio strutturata come un vero e proprio laboratorio di redazione. Come vedete sulla sinistra, questa è la conformazione di un vero e proprio ufficio di redazione con la grande scrivania dove si fa il brainstorming, le postazioni singole e un'area di registrazione. Come vedete qui la tecnologia può essere utilizzata per mimare proprio, per creare contenuti mediali come articoli di giornale, la registrazione di un podcast, la registrazione di un video. Quindi come vedete anche qui la conformazione dell'aula risponde perfettamente alle esigenze
pedagogiche, in questo caso di un challenge-based o un task-based learning. Ok, possiamo andare avanti. Quindi, come vedete, diciamo, ho fatto una carrellata abbastanza veloce, ma spero che sia chiaro proprio questo fatto, come abbiamo detto dall'inizio, che tutte queste diverse necessità e tutti questi diversi usi di strumenti digitali e tecnologici differenti si riflettono in conformazioni di aula diverse e, al di là di quello che si sceglie, i valori pedagogici che un laboratorio del genere può diciamo rafforzare sono quelli che vedete qui, un po' come diceva Leonardo, sono interdisciplinari, nel senso che alcuni sono specifici, diciamo, dal punto di vista della linguistica, ovviamente lettura e scrittura, analisi linguistica, argomentazione magari da un punto di vista formale, retorico, logico, tradizionale, tra virgolette. E però anche qui quello che è importante, secondo me, far capire è che queste skills non sono skills che servono solo nell'ora di italiano, cioè sono capacità che aiutano lo studente o la studentessa a studiare, parlare, esprimere, rielaborare, riflettere, che sono abilità che gli serviranno all'interno di tutte le altre materie scolastiche e dopo il percorso scolastico, quindi possono essere anche queste professionalizzanti da un punto di vista professionale, accademico, insomma della vita dopo la scuola, e sono tutte quelle, diciamo, valori che anche Leonardo aveva indicato prima. Ecco Matteo, una cosa importantissima, no? Tu adesso ci hai raccontato davvero il valore innovativo dell'utilizzo e da un lato di questa piattaforma di cui andiamo fierissimi, che è Linda, veramente un applicativo con un potenziale enorme, le configurazioni con tutti i laboratori. Naturalmente anche in questo caso il nostro pacchetto prevede la possibilità di supportare, no, i docenti attraverso un curriculum, quindi un contenuto digitale, e naturalmente lo stesso ambiente Linda, che contiene, come certo, giustamente tu hai detto, tanti scenari, dico bene? Esattamente, sì. Linda è assolutamente uno strumento utile proprio perché facilita il lavoro presentando già una serie di attività, e diciamo la metodologia alla base di Linda è stata appunto approvata, studiata per molto tempo, anche questa si rifà alla linguistica cognitiva, al metodo dell'annotazione, e diciamo proprio abbiamo l'obiettivo di aiutare gli insegnanti proponendo attività già fatte, ma nel contempo spingendo un po' anche gli insegnanti stessi a sviluppare scenari, attività didattiche che su Linda possono facilitare questo lavoro di analisi testuale. Assolutamente, quindi il grande valore, ne siamo fierissimi, tenete presente che vi abbiamo dato delle ispirazioni, insomma, per configurare degli ambienti, si richiede da PNR Classroom un'attenzione particolare anche naturalmente alle tecnologie. In questo caso la tecnologia che proponiamo è altamente innovativa e davvero, no, può permettere di portare l'analisi linguistica e tante altre cose ad un altro livello, Matteo. Quindi ti ringraziamo veramente di cuore, ecco, per questa tua spiegazione davvero convincente. Ok, allora a questo punto lascio più che volentieri la parola alla nostra Elisabetta Nanni, quindi esperta di musica, docente, esperta anche di utilizzo integrato delle tecnologie, media education. Quindi Elisabetta, ti lascio la parola. Grazie Carolina. Ecco, io presento un ambiente di musica, di digital music. E il nostro ambiente di digital music parte soprattutto dall'idea, innanzitutto proprio dalle indicazioni nazionali, dove viene sottolineata l'importanza della laboratorialità, ma anche dall'aspetto ovviamente multimediale. Quindi le indicazioni nazionali, anche con l'aggiornamento, erano già un po', hanno così anticipato proprio il discorso del piano scuola 4.0. Innanzitutto il laboratorio serve per sviluppare la creatività. Partiamo con il discorso fondamentale dello sviluppo della creatività e considerando la musica come una disciplina trasversale, quindi non tanto vorrei collegare proprio agli studi comprensivi l'idea dell'ora di musica, quelle due ore di musica e aperta e chiusa parentesi, ecco, ma soprattutto l'idea di manipolare suoni, quindi l'aspetto laboratoriale, per cui un ambiente digitale ci serve anche per aumentare la creatività musicale. Come?
manipolare suoni, remixare per nuove produzioni musicali, addirittura live coding, quindi unire il discorso delle STEAM alla musica, quindi STEAM non solo come un discorso di settore matematica, scienze, ma legato molto anche alla musica. E ovviamente, e lo ritroveremo poi nel laboratorio successivo di cui parlerò, costruire web, radio e podcast, cioè l'insegnante diventa un coach trasversale che unisce quindi musica e STEM, web, radio, podcast. E puoi andare avanti, Carolina, grazie. Ecco, le traiettorie didattiche, no? Cosa possiamo fare anche con la musica digitale? Sonorizzare paesaggi. Ci sono tra l'altro moltissimi esperimenti di intelligenza artificiale per sonorizzare dei paesaggi con mappe sonore, come dicevo, radio, web, podcast e produzioni musicali, ma anche delle performance di digital music. Attenzione, vorrei sottolineare non il fatto, perché molte volte gli insegnanti di musica si rabbrividiscono pensando a uno schermo, no, assolutamente. Unire soprattutto analogico a digitale, cioè l'aspetto anche così fisico, sensoriale di uno strumento musicale abbinandolo alla tecnologia digitale. Quindi quali strumenti possiamo utilizzare? Ecco, vedete alcune applicazioni. Io ho messo una tastiera MIDI, un microfono, anche questo pensando non tanto alla lista della spesa degli acquisti, no? Ma voi trovate anche l'immagine a destra, in fondo è un ambiente flessibile, non c'è un banco, il ragazzo con le cuffie e un iPad sta montando un pezzo con un'applicazione con soundtrack e la tastiera MIDI collegata al nostro computer o anche all'iPad che ci permette di manipolare quindi le sonorità e il microfono, quindi microfoni anche professionali che ci aiutano a registrare e a creare podcast. Vai pure avanti, grazie. Quindi un po' una divisione tra le attrezzature proprio fisiche, no? Certamente la tastiera MIDI, che è un oggetto fisico, ma anche uno strumento digitale. Ma poi lo strumentario ORF, se ci sono gli insegnanti di musica, uno strumentario ORF anche no? In una scuola media, scuola secondaria di primo grado, i tubi sonori non solo proposti per l'infanzia, ma anche per fare tantissime attività. Tavoli flessibili per. Ovviamente per creare anche delle isole, per dividere la classe per i diversi gruppi, microfoni e casse Bluetooth. Gli strumenti digitali, beh, io vorrei partire, anche se l'ho messo un po' in terzo ordine, le workstation musicali, per esempio. Se qualcuno, ecco, ho citato prima Soundtrap, che ci permette di avere una piattaforma per collaborare insieme con piattaforme, attenzione, piattaforme scolastiche dove posso creare le classi, io questo lo sottolineo sempre, non piattaforme aperte dove i ragazzi si iscrivono, così no, piattaforme dove io posso collaborare all'interno della classe e quindi delle workstation musicali proprio per realizzare produzioni. Ma io volevo anche aggiungere tutti questi strumenti, poi lo rivedremo anche nella slide di altre, ecco, se vai avanti, proprio sul discorso ritorno sulle traiettorie didattiche, per cui noi abbiamo certamente la produzione, una produzione che sviluppa, abbiamo detto prima, anche sviluppare delle competenze STEM, ad esempio piccole schede di microbit, no? Il microbit per collaborare insieme e fare progetti di costruzione di progetti musicali con microbit, collaborare, quindi collaborare
naturalmente insieme la musica come esperienza proprio corale di gruppo e non come esperienza così da soli, e nello stesso tempo imparare ad ascoltare, quindi capire la cultura degli altri, ma anche ascoltare gli altri. A tutto questo io vorrei aggiungere anche una cosa molto importante, cioè anche il fatto, certamente prodotti finali da descrivere, da narrare, molto collegati al social emotion learning, no? Al SEL, vero Carolina? Eh sì, sai che è un modello a cui sono affezionata, Vetta. È importantissimo. Piccolo esempio, certamente facciamo vedere dei film in occasioni importanti, vediamo il film, ma poi che le nostre emozioni le possiamo narrare, soprattutto narrare musica, e quindi usare diversi strumenti ci permettono anche di narrare la nostra esperienza, quindi non solo a parole o scrivendo, ma anche usando paesaggi sonori. Questo è molto importante. E ecco, voglio collegare proprio il laboratorio di musica, quindi di musica digitale, all'altro ambiente, no? Che c'è successivamente, Carolina. Ok, allora anche qua naturalmente la nostra Elisabetta vi parlerà anche di biblioteche digitali, no? Però ci teniamo, Elisabetta, a sottolineare chiaramente che una configurazione d'aula di questo tipo, che permetterebbe di avere appunto un laboratorio di musica nelle scuole, deve necessariamente, no? Essere supportata da dei contenuti didattici che mettano i docenti nella condizione, no? Di saper poi, no? Portare avanti questi tipi di laboratori con grande valore. Elisabetta cura proprio il nostro curriculum innovazione che si chiama Musica e Creatività Digitale, non a caso, per cui insomma abbiamo assolutamente a disposizione anche questo dono, diciamo, ok? Allora, Elisabetta, anche tu, ancora tu a parlare di biblioteche digitali. Sappiamo che è una tematica a cui tieni molto e sappiamo anche che è una configurazione d'aula davvero molto desiderata anche in tante scuole, ecco, per cui ti lascio Beh, assolutamente la parola. io con la biblioteca digitale rompo un po' il discorso della configurazione d'aula, perché la mia idea è una biblioteca flessibile, dove l'aula non esiste. Certamente l'aula è il luogo della biblioteca dove si legge, ma la biblioteca dovrebbe essere proprio un ambiente diffuso nella scuola, sfruttando il corridoio, sfruttando quegli angoli che tante volte del corridoio o il passaggio da un piano all'altro rimangono lì vuoti. Perché non sfruttarli per una biblioteca flessibile? Io aggiungo anche una provocazione, se mi permettete, a tutti i colleghi che ci stanno ascoltando. Nel momento in cui molte volte mi dicono, sì, però la biblioteca flessibile, mettiamo i libri in corridoio, poi se li prendono, ma magari veramente Grazie. se li tenessero, ecco, se li tenessero, non li riportano più a scuola, sarebbe veramente, non pensate, cari colleghi, sarebbe un grande successo culturale. Rubare libri sarebbe veramente, no? Ecco, È un paradosso, ma è vero, ecco, in un è un certo punto. paradosso, però, no? Quindi la biblioteca, però, diffusa da un punto di vista rende anche il discorso della responsabilità, no? Quindi di sistemare dei libri, quindi di renderli responsabili e quindi di restituire ovviamente i libri, però dà un messaggio che parte dalla scuola importantissimo. Quindi la biblioteca digitale in ogni scuola non significa sostituire i libri digitali e leggere da uno schermo e gettare tutto, no? Tutto il cartaceo, no? Assolutamente. Serve per integrare. Nel piano scuola 4.0 è evidente che l'analogico e il digitale debbano in qualche modo integrarsi. Ho un ambiente così un po' abbandonato, metto un arredo flessibile, come vedete l'immagine che ho messo, quella è tratta da una
le biblioteche, le celebri biblioteche di Biblò, che è una rete di biblioteche digitali enorme in Italia, un luogo dove leggere. Beh, io un ambiente lo creo anche nello spazio, anche più di Sadorno. Metto degli arredi, aggiungo dei tablet, aggiungo degli reader, implemento in quel punto la connessione wifi in modo tale che posso mettermi a leggere comodamente, no? Leggere sul banco e sulla sedia è scomodissimo, no? Invece andiamo a creare un ambiente dove si sta bene a leggere, ma non solamente a leggere, si fa certamente digital storytelling, si ritorna sul discorso naturalmente del social emotion learning, si fa radio web e podcast, quindi se la biblioteca fosse anche confinante con l'ambiente musicale, sarebbe auspicabile perché io utilizzo sia per l'uno che per l'altro, come vedete, proprio si intrecciano e posso naturalmente avere letture collaborative, selezionare risorse in rete, ma anche soprattutto educare alla cittadinanza, cioè la biblioteca diventa il luogo della cittadinanza, un ambiente dove posso invitare un autore, dove si fa un concerto, dove ascolto un ospite, quindi diventa anche un ambiente non solamente per prestare i libri e restituirli, ma diventa ecco, l'ambiente multimodale dove faccio rientrare tutto. Se vai avanti, ecco, gli strumenti, certamente io ho inserito sempre arredi, libri, arredi comodi, quindi cuscinoni dove leggere, dei tavoli flessibili per fare anche dei laboratori, no? Di scrittura creativa, ma dall'altra parte degli strumenti digitali come la piattaforma di Media Library Online che consente sia il prestito digitale, ma attenzione, c'è uno strumento all'interno che è la creazione di storie dove io attraverso delle immagini che sono altamente digitalizzate posso andare a costruire proprio delle storie. Quindi vado a connettere le mie letture ad un'immagine aggiungendo poi delle risorse. Quindi arricchendo con i reader, tablet, software per catalogare i libri cartacei perché è necessario e soprattutto anche dei monitor interattivi per cui io posso avere anche una finestra così sul mondo. E nella slide successiva ho inserito proprio così tre immagini, un po' l'idea di biblioteca. Guardate, l'immagine superiore, quella in bianco e nero, è la biblioteca di New York, digitalizzata, dove trovate una marea di testi digitalizzati, quindi leggere anche dei libri storici. Qualche settimana fa è stato trasmesso in Rai il celebre film Green Book. Non so se l'avete visto, dove anche lì la musica si intreccia sulla storia dei diritti umani negli Stati Uniti. Ebbene, nella biblioteca di New York trovate la versione originale proprio del manuale di Green Book, il Green Book originale del 1962, la guida per i turisti di colore che dovevano muoversi negli Stati Uniti del Sud, no? E ho messo la piattaforma digitale di Media Library Online e poi ho messo questa immagine, anche questa tratta sempre dalle immagini di Biblò, tre ragazzi che leggono comodamente nei cuscini, hanno i libri, quindi come questi ambienti si intrecciano facilmente. Quindi mi raccomando, non la biblioteca, prestito, restituisco 15 giorni la del libro, per carità, la relazione del libro, ma diventa un ambiente veramente anche questo creativo.
Elisabetta, grazie davvero di cuore per questa sollecitazione davvero importante. Mi ha colpito in maniera particolare. Credo che il valore innovativo sia intanto la citazione a tutti gli approcci, ovviamente, innovativi che possiamo dare. Poi questa combinata analogico-digitale, a questo sguardo, no, che si può dare sull'avere una repository, no, in digitale di tantissime cose che senza le tecnologie non potremmo, no, consultare. Quindi questo diventa estremamente importante. Grazie Sì, mille e allora, aggiungo, scusa, sì, pure, Carolina, certo. aggiungo una cosa, un consiglio. Certo. Anch'io sto lavorando per il PNRR della mia scuola, in maniera molto, ecco, Vai. una cosa importantissima. Pensate in quest'ottica, pensate di riconvertire gli strumenti che già avete. Avete dei tablet che sono abbandonati in un armadio? Beh, prendete uno spazio del vostro corridoio, aggiungete quelli e già abbiamo un ambiente, non c'è bisogno di acquistare, 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 cioè ripensate agli spazi e di riconvertire quello che già avete. Ecco, vedete che Elisabetta vi sta dando sostanzialmente un assaggio di quello che poi, no, potremmo appunto aiutarvi a fare nel momento della consulenza alla coprogettazione. No? Questo vale per tutti i nostri percorsi. È esattamente questo, cioè andare ad analizzare quello che c'è nella vostra scuola e poi andare a aiutarvi a riconfigurare e darvi naturalmente i contenuti digitali, sempre anche in questo caso. Grazie mille Elisabetta per questa puntuale osservazione. Giacomo, il nostro Giacomo Stolfi, ti lascio la parola Giacomo perché tra le traiettorie metodologiche che amiamo portare nella nostra innovazione didattica c'è anche l'approccio game-based learning, quindi il valore del gioco, in questo caso declinato in maniera molto particolare all'interno di un progetto che stiamo portando avanti da un po' di tempo e che per noi è davvero molto importante. Quindi Giacomo ci parla dell'ambiente Minecraft for Learning. Ok, buonasera a tutti, grazie caro della parola. Allora, Minecraft for Learning, cos'è? È un ambiente fisico e virtuale ed è un ambiente che integra il videogioco che più o meno tutti conosciamo, Minecraft, all'interno della didattica. E lo fa attraverso una configurazione spaziale che valorizza anzitutto una delle caratteristiche principali di Minecraft, ovvero quella di aumentare le modalità e le possibilità espressive degli studenti. E integrando a questo sia il lavoro di team, sia anche di dinamiche gamificate, invece, si riesce a favorire l'apprendimento dei contenuti che quotidianamente trattiamo a scuola. E Minecraft for Learning però è anche un ambiente digitale e diventa ancora la slide prima, Carlo. Ecco, dimmi tu quando passare oltre. Dicevo che è un ambiente digitale e diventa un ambiente digitale della scuola proprio, con un server dedicato che ospita unicamente un mondo Minecraft dedicato, quindi è anche un ambiente estremamente sicuro e controllato. Ma allo stesso tempo c'è la possibilità invece di accedere ad altri mondi che invece sono condivisi, che mettiamo a disposizione anche noi, per dare la possibilità quindi agli studenti di connettersi e condividere i propri lavori, i propri elaborati con altre scuole o altri studenti che stanno facendo lo stesso percorso. Infine, è un aggregatore di contenuti estremamente multidisciplinari, in particolare possiamo dire di tutti i contenuti narrativi, ma anche di contenuti STEM, come vediamo adesso, caro, puoi passare alla prossima. E come vediamo dalle traiettorie didattiche, ok? E con questa configurazione si può affrontare a 360 gradi la tematica dello storytelling. E quindi si può approfondire, si può analizzare o addirittura si può reinterpretare, come dicevo prima, qualsiasi contenuto narrativo. Banalmente, contenuti narrativi sono tutti i contenuti di letteratura. Allo stesso tempo, però, possono essere anche altri contenuti umanistici come l'arte, la poesia,
addirittura la musica. E un'altra invece traiettoria è quella che abbiamo chiamato traiettoria design, cioè quella di poter affrontare un progetto vero e che viene calato in un contesto reale, per quindi andare a imparare a ideare e a concretizzare le nostre idee, con competenze che vi assicuro sono indispensabili per il futuro, come la modellazione, il disegno 3D, o il problem solving, o le competenze progettuali, e in generale le competenze di comunicazione digitale. Infine, con questo ambiente possiamo affrontare anche in modo estremamente stimolante la tematica del coding a tutti i livelli. Minecraft infatti permette di andare a lavorare direttamente sul codice per andare a sviluppare quello che è il pensiero computazionale e le competenze logiche necessarie poi per sviluppare, per programmare. Per poi però poterle andare ad applicare, ad esempio utilizzando dei dispositivi come Arduino collegati a degli oggetti fisici come possono essere delle costruzioni Lego. Possiamo andare avanti, caro? La configurazione fisica è caratterizzata da tre corner, i moduli di teamwork, li abbiamo chiamati, che sono degli spazi modulari all'interno dell'ambiente in cui gli studenti possono lavorare in gruppo, sia fisicamente, quindi delle interazioni fisiche, ma anche direttamente all'interno di Minecraft. E all'interno di questa postazione poi troviamo delle caratteristiche che valorizzano le dinamiche collaborative e le diverse predisposizioni dei ragazzi. Vedremo dopo che i ragazzi saranno divisi per ruolo all'interno del gruppo, in modo che ciascun individuo sia valorizzato con le proprie predisposizioni. Vediamo anche lo stage interattivo, ovvero un punto in cui i contenuti e i lavori possono essere raccontati e narrati, sia in classe, quindi condivisi con gli altri compagni di classe, ma soprattutto anche in digitale, così da poterli condividere con persone anche a distanza. E infine quello che abbiamo chiamato il Challenge Wall, cioè un luogo all'interno del quale si tiene traccia del lavoro svolto in modo costante, e in cui vengono anche lanciate e monitorate delle sfide. E quindi con cui si può costantemente interagire attraverso delle dinamiche di gamification che noi proponiamo e che riescono a mantenere l'attenzione e la collaborazione degli studenti. E, in particolare, sì, qui vediamo come la disposizione degli arredi nello spazio sia combinata, appunto, quindi sia con configurazioni a isola, appunto per il lavoro in gruppo, sia con configurazioni più standard per momenti di presentazione e feedback. E questo sempre comunque mantenendo l'interazione più dinamica con la Challenge Wall. E andrei avanti velocemente. E quindi gli strumenti necessari per questo ambiente si dividono in strumenti fisici e digitali. Molto velocemente, tra le attrezzature fisiche troviamo dei PC, o le postazioni, degli schermi di presentazione, degli oggetti di gamification, quindi la challenge board o delle leaderboard, un visore o dei kit, quindi Arduino o Lego, ma anche degli strumenti digitali, quindi stiamo parlando delle licenze di Minecraft, del server, come dicevo prima, della singola scuola, il server invece condiviso di FEM, ma anche la piattaforma a cui si possono accedere ai contenuti metodologici e disciplinari che noi offriamo, e anche poi le licenze ai vari software di presentazione, montaggio, progettazione, modellazione 3D, eccetera. E possiamo passare avanti. E quindi i valori pedagogici fondanti di questa proposta sono il game-based learning, quindi il gioco diventa ambiente di apprendimento, il challenge-based learning, cioè vengono continuamente proposte sfide e obiettivi che si devono raggiungere, il reflective learning, cioè l'apprendimento
passa sempre da una riflessione sull'esperienza che si è fatta e il social learning, che quindi ci si scambia e condividono continuamente informazioni e contenuti anche in base appunto ai ruoli all'interno del team, come dicevamo prima. E, questo è, ok, sì, questo è un esempio dell'applicazione che noi abbiamo testato di questo modello, e si tratta di Dante su Minecraft, in cui abbiamo lanciato una sfida a tantissime classi che hanno partecipato, e la domanda che ha guidato questa sfida è stata: in che modo Dante avrebbe raccontato la Divina Commedia se avesse giocato a Minecraft? Io vi invito a scannerizzare in questo momento il QR code, dopo posso mettere tranquillamente in chat anche il link, così che possiate vedere le opere prodotte dai ragazzi stessi. E, quindi, io avrei concluso, farei giusto per l'ultima slide, per ricapitolare, okay? Qui vediamo esatto tutti i link a quello che noi facciamo, diciamo che facciamo già, ma anche a delle proposte di contenuti che si possono trattare, quindi quello che noi possiamo offrirvi. Qua ci sono alcuni esempi, normalmente per la scuola primaria ovvio che si fa fatica a lavorare su normalmente Dante, e quindi si può andare a lavorare anche sulla storia, sull'antologia, sulle fiabe, mentre sulla scuola secondaria anche si può affrontare l'epica, quindi insomma forniamo un supporto anche di questo tipo. Io avrei concluso. Per ricapitolare, direi che quindi Minecraft for Learning offre una configurazione che si può sviluppare in diversi pacchetti di contenuto. Ciascun pacchetto comprende la configurazione spaziale nei corner che abbiamo raccontato, ma anche, come dicevo, un supporto sia metodologico che di contenuto in base a ciò che si sceglie. E quindi ci sono tre diverse possibilità di pacchetti. Il pacchetto base, che è quello con gli strumenti necessari per affrontare tutti i contenuti narrativi, quindi lo storytelling. Il pacchetto design, per l'ideazione e la prototipazione di un oggetto 3D. E infine il pacchetto coding, per affrontare le basi della programmazione. Spero essere... Che dire, Giacomo, grazie veramente mille di cuore. In questo caso vedete che abbiamo parlato di una configurazione rispetto alla quale potete scegliere, voglio dire, l'ambiente che volete, gli arredi che volete, vi abbiamo dato qualche spunto. Il cuore qui è l'ambiente digitale, quindi che cosa si può fare all'interno, no, di questo mondo in maniera molto molto profonda. Trattare la Divina Commedia con Minecraft non significa banalizzare, ma utilizzare un altro canale che diventa estremamente coinvolgente. L'abbiamo sperimentato e l'abbiamo assolutamente visto questo. Allora, passiamo all'ultimo segmento, prima poi di darvi qualche coordinata, quindi siamo ormai alla conclusione. L'ultimo segmento riguarda che cosa? La sollecitazione rispetto agli ambienti immersivi. Ora, ci sono da fare delle considerazioni molto importanti sugli ambienti immersivi, che subito vi richiamano, no, al termine metaverso. È chiaro che la sollecitazione dell'esperienza immersiva in una scuola primaria è differente rispetto a quella che possiamo offrire in una scuola secondaria di primo o secondo grado. Pertanto, noi sempre insieme, no, ai nostri partner, in questo caso il nostro partner Lucerna, vi proponiamo, ecco, come spunto per la scuola primaria, un laboratorio di tipo immersivo e sensoriale, cioè quindi un laboratorio in cui si sviluppano le capacità percettive, si esercita la memoria legata ai vari sensi, quindi tattile, visiva, si sviluppano competenze emotive, perché i bambini attraverso le sensazioni imparano a narrare e a descrivere le loro emozioni, e naturalmente questo tipo di configurazione della scuola primaria può essere implementata non solo con degli arredi e naturalmente degli approcci metodologici calibrati e innovativi, ma anche da delle tecnologie, no, che possono aumentare l'esperienza. Per esempio, schermi ad alta definizione, collegamento a proiettori che proiettano sul pavimento,
per realizzare ad esempio delle griglie in cui i bambini si possono muovere, vogliamo fare il coding, quindi questi sono tipi di ambienti, no, molto versatili, che cambiano, che possono cambiare a seconda delle esigenze, no? Quindi è un'esperienza immersiva calibrata per la scuola primaria, è naturalmente così un'ispirazione in questo momento, no, che vi stiamo dando, però è importante assolutamente sottolineare, no, le differenze che ci possono essere nei diversi cicli. Chiaramente, a livello di principi progettuali, in una scuola primaria, l'ambiente immersivo che cosa può favorire? Può favorire l'apprendimento creativo, l'apprendimento esperienziale. Ed è chiaro che la realizzazione di un ambiente immersivo per la scuola primaria va fatta con cura, e in questo caso naturalmente, se siete interessati, noi vi possiamo fornire le brochure insieme al nostro partner eccetera, e vi aiutiamo a configurare questo ambiente in un'ottica arredo tecnologia. Soprattutto questo è il valore, insomma, che ci interessa portare nella dimensione di innovazione didattica, perché noi facciamo questo, ecco, infatti ci concentriamo sul valore innovativo delle cose. Ora, io ho qui con me oggi due persone che se ne intendono, no, di ambienti immersivi. E quindi in questo caso lascio la parola a Gianni, quindi, che non abbiamo ancora ascoltato, Gianni Ferrarese, docente di scuola secondaria e secondo grado e anche universitario, fa con me, no, vive con me questa avventura del curriculum e del percorso di ricercazione Universal Design for Learning all'interno di FEM, ma è anche un esperto di tecnologie integrate e di realtà aumentata. Per cui, Gianni, raccontaci un pochino la tua visione, no? Quindi adesso abbiamo dato così una sollecitazione per la primaria, in linea generale. Sì, ti ringrazio. Una delle costanti che ci hanno guidato in questo periodo nella ricerca che portiamo avanti con il Universal Design for Learning, che è un quadro operativo, ricordo, che tende a proporre attività didattiche rendendole inclusive per il numero massimo di persone già da subito. Sintetizzo in maniera un po' banale. Ma e questo atteggiamento, che è stato riportato anche nei bandi del PNRR, si fonda in una visione che è quella dell'aumento delle possibilità di scelta. Cioè, tutti questi dispositivi, queste applicazioni, questi spazi, questi setting di spazi educativi che noi possiamo creare con gli arredi flessibili hanno fondamentalmente l'obiettivo di aumentare le possibilità di scelta. Per chi? Per gli studenti, che possono accedere ai contenuti, allo studio, all'elaborazione, alla comunicazione in vari modi, ma anche per gli insegnanti, che possono guidare, proporre, articolare attività didattica in modi, tra virgolette, innovativi. Noi facciamo sempre un esempio banale, no? Quando è stata inventata la stampa a caratteri mobili, il primo libro che hanno fatto è stata la Bibbia, perché era quello che si faceva anche prima. Ma poi qualcuno a un certo punto ha cominciato a fare i manifesti, i dépliant, qualcun altro ha fatto i quotidiani, quindi si sono realizzate cose che prima non erano realizzabili. Allora, con questa visione è indubbio che uno dei contributi che ha avuto luogo negli ultimi tempi è quello di rendere realtà virtuale e realtà aumentata accessibili alla fruizione, sia attraverso delle semplici app, ma anche attraverso l'utilizzo di dispositivi e di combinazioni delle due cose. Allora, tre tipi di opportunità che possono aver luogo. Ti chiedo scusami, Carolina, un secondo che... Allora, aule immersive, cosa significa? Significa che le proiezioni dei contenuti
sono su grandi schermi, su pareti, per esempio, intere o comunque schermi, insomma, di un certo tipo, e quello che si crea è un certo tipo di impatto visuale ed emotivo con gli studenti. Poi sono possibili anche attività di realtà virtuali, quindi gli studenti dotati di visori, anche qua, che sono ormai accessibili a prezzi diversi da quelli di anni fa, insomma più convenienti, dove ogni studente entra in una realtà virtuale, sempre guidato dal docente, in una situazione da 360 gradi. Ma sono possibili anche situazioni di realtà aumentata, quindi si vede la realtà, ma in mezzo all'aula o in un angolo o comunque in uno spazio vuoto, possono trovare opportunità comunicative ologrammi, quindi oggetti virtuali che gli studenti possono osservare, ma con i quali possono anche interagire. Andiamo avanti, grazie. Allora, queste sono appunto le tre possibilità. La prima, quella dei contenuti virtuali interattivi, hanno bisogno di quelle che vengono definite lì in potenziato o comunque un particolare tipo di visore, di proiettori con cui si interagisce con dei tablet. Le esperienze di simulazione in realtà virtuale hanno invece bisogno di visori individuali. E tre, le installazioni interattive adesso hanno bisogno di anche là di proiettori, di appositi marker cosiddette, e ci sono la possibilità di usare sia tablet in modalità 2D oppure appunto degli occhiali aumentati proprio per le applicazioni di realtà aumentata. Andiamo avanti. Ecco Gianni, su questo abbiamo discusso spesso, no? Discusso nel senso ci siamo confrontati, io, te, Elisabetta, ecco con molti altri, per cui adesso noi siamo consapevoli di darvi delle sollecitazioni che sono spunti, quindi ve lo diciamo. È chiaro che in relazione al metaverso ognuno ha ancora una propria opinione, perché no, Gianni, è un mondo ancora tutto da esplorare, per cui noi vi diamo, ecco, quella che è la nostra lettura, naturalmente nella piena consapevolezza che attivare delle esperienze di metaverso ad un certo punto richiede un certo tipo di competenza e di coerenza, no? Ecco, didattica. Quindi questo assolutamente lo diciamo. Prego Gianni, poi anche tu Elisabetta, se vuoi intervenire, ecco, intervieni pure. Sì, io non a caso ho sottolineato l'aspetto dell'aumento delle possibilità di scelta, che è il senso dell'utilizzo di queste opportunità. Oggi esistono tantissime opinioni e idee di metaverso. C'è un metaverso commerciale, c'è un metaverso accademico, c'è un metaverso comunicativo. Certo è che qualcuno è arrivato anche a ipotizzare che fra un po' telefonini e tablet dovrebbero sparire e dovremmo passare tutti a degli occhiali con delle possibilità di interazione con la realtà e con la realtà virtuale. Io questo non lo so se effettivamente sarà possibile, avrà luogo. Certo è che la realtà virtuale da un lato e la realtà aumentata sono appunto delle opportunità. Se gestite, se strutturate, se organizzate, permettono tantissime modalità di accesso all'informazione e alla produzione di contenuti. Quindi, dalle lezioni che sono ad altissimo impatto e intensità, alla lezione già confezionata, cioè il contenuto già confezionato, di cui si fruisce della comunicazione, come si fruisce con la tecnologia libro, però in quest'altra modalità, si può arrivare ad utilizzare i contenuti della rete in maniera innovativa e in maniera nuova. Vai pure avanti, Carolina, vado veloce.
Quello che è interessante sono proprio queste possibilità di ambienti ibridi che sono possibili. L'Unione Europea li ha definiti digital, cioè tra fisico e digitale, e si parla di realtà estesa, di realtà aumentata, dove la possibilità di interagire permette tutta una serie di azioni e di attività cognitive, comunicative ed emozionali che sono in questo momento di frontiera, ma che sono estremamente interessanti. Quindi nella progettazione che il PNRR permette con questi fondi, una riflessione su queste opportunità, insomma, credo sia interessante. Mi fermo. Sì. Grazie mille Gianni. Elisabetta, se vuoi aggiungere brevemente qualcosa? Ecco, io volevo fare questa riflessione a proposito di quello che diceva Gianni. Consideriamo che gli strumenti sono diventati sempre più, no, pervasivi, sempre più piccoli e pervasivi. Siamo partiti dallo schermo, poi il tablet, poi lo smartphone, abbiamo l'orologio, cioè sempre molto più piccoli e sempre più a contatto con il nostro corpo, no? Quindi il metaverso, i visori non sono più con l'inserimento del cellulare, ma sono già integrati di tutte le applicazioni. Quindi questo ci deve far riflettere, a parte per un'educazione proprio ai media, fondamentale, perché parliamo di regolamenti dell'uso dello smartphone, vedremo, ogni anno dovremo cambiare questi regolamenti, no? Dall'uso dell'orologio, occhiali, eccetera, eccetera. Quindi questo ci deve far riflettere. E ripeto anche il discorso per quanto riguarda la primaria, il discorso di un ambiente immersivo, per cui noi abbiamo proiettori, ovviamente il visore va utilizzato da una certa età in su, ecco, non troppo piccoli, e dando naturalmente sempre guidato dal docente, quindi il docente deve avere queste competenze di educazione mediale ancora più strutturate. Grazie della puntualizzazione. Ecco, in questo caso, così come in tutti gli altri, vedete che il valore per noi è sempre l'innovazione didattica, la qualità pedagogico-didattica dell'azione del docente, che deve sviluppare delle competenze e deve favorire lo sviluppo di competenze. Quindi questo è il nostro cuore, quello che siamo capaci di fare, quello su cui facciamo tanta ricerca e per cui speriamo di avervelo veicolato. Ovviamente ora, ultimissimo minuto di attenzione, è chiaro che rispetto a tutto quello che vi abbiamo raccontato, che cosa può fare FEM? Può supportarvi nella coprogettazione degli ambienti e soprattutto supportarvi in quella che è la definizione del valore innovativo dal punto di vista didattico, quindi dei vostri ambienti. Vi può supportare a livello di contenuti digitali, quindi per tutti i nostri laboratori che vi abbiamo, insomma, che vi abbiamo presentato, rispetto alle competenze che dovreste, no, acquisire, quindi abbiamo i nostri curriculum innovazione sempre. E per rispondere alla domanda che faceva Cristina, assolutamente, o Cristiana, ecco, in chat, assolutamente c'è la possibilità di chiacchierare con voi, quindi si chiedeva come posso, no, fare riferimento a voi se non so se queste proposte laboratoriali vanno bene per la mia scuola. Allora, che cosa succede adesso? Succede questo. Ora, ultimissima cosa che vi dico è che noi, come molti di voi sanno, abbiamo già lavorato anche molto su Next Generation Labs e quindi abbiamo dei labs già configurati e che naturalmente servono per il Next Generation Labs, però abbiamo assolutamente la possibilità di adattarli in ambienti aula in modo tale da farli diventare degli spazi, no, di lavoro laboratoriali, esattamente come quelli che vi abbiamo raccontato. Quindi voi attraverso questo QR code potete anche vedere, no, le altre proposte che abbiamo. Oggi vi abbiamo dato degli spunti di riflessione, no, di laboratori che si possono configurare bene nelle aule. Che cosa succede adesso? Quindi, allora, che cosa potete fare? Vi scansionate questo QR code, fate richiesta, quindi scrivete a Future Education Modena. Abbiamo il nostro referente che è Stefano Damiani, quindi all'indirizzo stefano@fem.digital.
andate naturalmente sul nostro sito, trovate i riferimenti, ci contattate, ci dice ci interessa quello che ci avete detto, ci aiutate, e allora noi generalmente vi chiamiamo, fissiamo dei meet, cerchiamo di capire le esigenze della scuola e in questo caso vi aiutiamo alla coprogettazione, alla configurazione, alla definizione del perché gli approcci sono didattici e anche ovviamente vi offriamo i nostri curricula innovazione o i nostri contenuti digitali in generale per sviluppare appunto le competenze necessarie. Per cui questi sono i prossimi passi. Intanto vi ringraziamo anche di quello che avete scritto nelle chat, siamo contenti di avervi fatto compagnia per questa ora e mezza e ringrazio assolutamente tutti gli ospiti che erano qui stasera, quindi grazie Gianni, Alessandro, Giacomo, Elisabetta, Matteo, Leonardo, quindi davvero grazie per gli spunti, prendetevi anche i complimenti che sono arrivati in chat perché davvero speriamo di avervi fatto compagnia. Allora, se avete bisogno, ecco qualcuno chiede le slide, grazie intanto dei complimenti, scrivete assolutamente al FEM e noi ci premoniamo di mandarvi tutto quello che vi può servire, incluse naturalmente, se vi interessa, le brochure relative ad ogni tipo di configurazione. Qui le abbiamo sintetizzate, ma abbiamo la possibilità di mandarvi la brochure. Ecco, quindi questo è assolutamente importante. Grazie mille a tutti di essere stati con noi. Grazie colleghi del FEM, è sempre un piacere lavorare insieme. Grazie mille.